Napolitano, che ci può Vero. dire di questo argomento? Allora, io direi di partire da un concetto che è stato espresso congiuntamente dalla Società Italiana di Neonatologia, dalla Società Italiana di Pediatria e dalla Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia, e cioè la denatalità è una vera e propria emergenza sanitaria. Noi siamo appena usciti, diciamo, da un'emergenza sanitaria che è la pandemia da SARS-CoV-19 e siamo entrati, diciamo, siamo dentro in pieno in una nuova emergenza sanitaria. Perché c'è da considerare che non solo c'è un calo della natalità che ci porterà per la prima volta nel 2022 sotto i 400.000 nati, con, come diceva anche il collega precedentemente, un indice di fertilità delle donne italiane di 1,18, ma ci sono da considerare anche altri due aspetti da un punto di vista sociale, cioè che l'età media delle donne al primo figlio in Italia è un'età particolarmente elevata, perché ormai siamo a 32 anni, e questo non vuole essere, diciamo, un'accusa, cioè non vuol significare che non si può fare figli, diciamo, in tarda età, ma noi perdiamo chiaramente quell'età in cui le donne biologicamente sono più fertili. Questo ci porta anche a una condizione paradossale in cui poi, per rispettare il desiderio di cui parlava la professoressa precedentemente, si ricorre più facilmente poi alla procreazione medicalmente assistita. Cioè noi siamo un paese scientificamente avanzato, dove abbiamo una fra le mortalità più basse, diciamo, del mondo per quanto riguarda la neonatologia e le cure che vengono fornite alla diade madre neonato. Però in realtà, non considerando la denatalità un'emergenza sanitaria, non siamo ancora stati in grado di mettere in atto, diciamo, dei percorsi di correzione del welfare soprattutto, che possono dare maggiore serenità alla coppia genitoriale, cioè alla coppia che in futuro vorrà diventare genitore. E questo, diciamo, noi speriamo che venga affrontato in questo governo, diciamo, senza entrare minimamente, diciamo, in una discussione politica. C'è un ministero, oltre quello della sanità, diciamo, c'è un ministro, quello delle pari opportunità, con una delega proprio alla natalità, della ministra Roccella, sperando che, anche sfruttando le risorse del PNRR, si possa considerare la denatalità un'emergenza sanitaria e mettere in atto qualcosa che possa veramente dare una svolta al nostro paese. Perché, guardate, quando si dice fra i più bassi in Europa, il tasso di fertilità delle donne, no, fra i più bassi, il più basso. E come diceva lei all'inizio, paradossalmente anche nelle regioni del sud, la Campania stessa dove lavoro io, ma anche la Sicilia, sono forse, diciamo, insieme poi alla Liguria, sono fra le regioni che hanno sofferto di più il calo delle nascite. E tenete presente anche un'altra cosa, che di questi 400.000 bambini, il 21% hanno come madre o come genitore un cittadino straniero. Ma la cosa paradossale ancora di più è che, se noi andiamo a vedere i numeri, proprio, diciamo, a spulciarli bene, sono diminuiti anche i figli di Degli genitori stranieri. stranieri nel nostro Sì. paese, e sono Questo. diminuiti di 20.000 unità, cioè sono diminuiti di No, ma tanto. Quindi è un diminuito problema che anche. riguarda tutti. No, è diminuito anche il numero proprio, cioè le donne straniere che arrivano in Italia, che al limite all'estero hanno 3 figli, 4 figli per uno, qui ne hanno 2. Cioè, è Esattamente, diminuita proprio la voglia di fare figli. Perché siamo un quindi paese triste. Secondo me siamo un siamo un paese paese. economicamente triste. E siccome siamo un paese economicamente triste, che non vede il proprio futuro, quando non vedi il futuro pensi a vivere la giornata di oggi, ma non pensi a domani. E quindi è evidente che questo è. Ora, non è certo colpa del governo che attualmente è in No, carica, no, 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 assolutamente, però è anzi, diciamo, colpa del. hanno anche previsto un ministero che si occupi, Sì. diciamo, dell'argomento, per cui Vediamo noi poi dopo se siamo lo usano, però speranzosi, voglio dire, esatto. sicuramente negli ultimi 30 anni non siamo stati troppo illuminati, insomma, dato che questo Esatto. calo è stato mostruoso ed è arrivato ormai a numeri. In un paese che invece è avanzato poi da un punto di vista dell'assistenza, perché, diciamo, nel nostro Per paese ora. esatto, c'è la minore, c'è la mortalità infantile fra le più basse del mondo, quindi, diciamo, noi abbiamo tutti i mezzi, diciamo, per garantire una buona sanità, ma dobbiamo partire dal concetto che la denatalità è un'emergenza sanitaria. Allora faccio una